Allora, ho guardato intorno proprio e ho visto un panorama abbastanza desolante, nel senso che, insomma, avendo visto l'inizio di 6 decenni, ho potuto vedere che questo è il peggiore che io mai ricordo, perché se mettiamo insieme la pandemia, la guerra nel nostro continente, le catastrofi sempre peggiori che vengono dai cambiamenti climatici, una cronaca nera che quest'estate è stata terribile, con un tasso di femminicidi stupidi che segnava una retroattenza culturale importante. Se mettiamo insieme che leggi che i ragazzi della generazione Z che vanno dallo psicologo vanno a confessare che non hanno un'idea di futuro e forse non ne hanno bisogno, forse non ne hanno voglia, è evidente che il quadro, l'insieme, ci fotografa isolati, siamo isolati dalle paure. Io questo è quello che percepisco, pure dalla mia bolla. È chiaro che io ho una protezione particolare, ma pure dalla mia bolla sento questa. Sono cresciute le paure che a loro volta isolano sempre di più. Quindi, a maggior ragione, sento il bisogno di un noi. E ho avuto anche il bisogno di fare una specie di chiamata. In questo album ci sono diversi noi. Il primo è il noi della coppia, cioè della mela parla chiaramente del rapporto fra me e noi. Poi c'è un noi che è il nucleo familiare, che casualmente riguarda anche il fatto che, ad esempio, mio figlio ha suonato gli altri. Poi c'è un noi da cui io non riesco mai ad esimermi, ed è nel momento in cui salgo su un palco, io mi sento all'interno di un noi che condivide almeno per 2 ore, 2 ore e mezzo gli stessi valori, gli stessi principi che io capisco. E poi c'è un noi un po' più complicato da definire, da delineare, che secondo me è più o meno parente con quello di non è tempo per noi, dicendo che è probabilmente ancora oggi è composta di gente che si sente fuori, non da fuori posto, insomma sempre fuori dai, quindi io sono soggetto partecipante del clan. Che ha bisogno di ritrovarsi, ha bisogno in qualche modo anche di sentire che i principi, i valori che ha in comune vanno un po' difesi, vanno protetti, per almeno provare a dare un progetto, una destinazione a chi siamo. A differenza di Non è tempo per noi, che era un po', insomma, diciamo così, anche sconsolato nella canzone, Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai, qua, come vedi, c'è questo dedicato a noi, nel senso che credo che questo noi meriti non solo questo album, ma merita anche che gli venga dedicato il tempo necessario, che noi stessi dedichiamo noi stessi il tempo necessario. È un noi salvifico sicuramente. Fra i valori che io metto al centro di quel noi, che io vorrei avere in comune con altri, c'è sicuramente anche il valore della pace. Quindi tu mi chiedi, ti saresti immaginato che dopo 20 anni, no, del 99, che quindi 24 anni dopo. No, è chiaro che non me sarei mai immaginato. Dopo, come sento, noi facciamo caso anche alle nostre guerre vicine, ma in realtà sappiamo che ne sono un'altra cinquantina in giro per il mondo. È un altro dei motivi per cui un po' ci si sconsola, no? Cioè il fatto che, diciamo, tutto sommato, cioè, come mai non riusciamo a trovare il modo, come esseri umani, di partecipare alle cose, di condividerle, no? E una delle risposte te le danno i dati statistici, cioè quando tu impari che meno di 100 persone hanno lo stesso patrimonio di 4 miliardi di persone, tu capisci che le leve di questo mondo le vedono in pochissimi. Il futuro a cui andiamo incontro lo gestiscono in pochissimi. E questi non hanno a cuore il bene comune, hanno a cuore
Il fatto che quando tu, io da volte mi stupisco, dico, ma quando tu hai un patrimonio del genere, una volta che hai garantito il benessere a centinaia di generazioni della tua famiglia, come mai devi ancora accumulare? Non è così, ce n'è ancora bisogno, perché quello è accumulo di potere. E quindi tutto il resto è un po' a cascata, no? Cioè una volta che il sistema è quello lì, è un sistema che è fatto di avidità, ingordigia e di non sapersi accontentare mai. Sconfina quello, ovviamente. Allora, è un disco che parte da abbastanza lontano, nel senso che è l'album per cui siamo stati di più in studio nella mia storia. Ma perché, come tutti disorientati dalla pandemia, a un certo punto io e Barbato ci siamo sentiti, cosa facciamo? Cioè, no? Cominciamo ad andare in studio, cominciamo a fare delle cose. Quindi non c'era un progetto di album. E io ho cominciato a tirare fuori delle canzoni che avevo un po' scritto e stavo scrivendo. Pian piano si sono messe insieme una trentina di canzoni e fra queste 11, che sono quelle che poi compongono questo album, diciamo io, si sono fatte l'arte loro, un po' per i contenuti di ognuna e un po' per il quadro d'insieme che mi sembravano dare. Io ho sempre un po' bisogno di avere un quadro generale composto in un certo modo. Da un punto di vista sonoro, veramente non ci siamo fatti troppe domande. Abbiamo detto, allora, chi sei te? Lo dicevo a me guardando nello specchio e oppure me lo chiedeva Barbacci. E chi sono io? Io sono uno che dall'inizio desiderava essere un cantautore con il suono di una band. Quindi doveva essere l'album, ancora una volta, come sempre stato, di un cantautore con il suono della band. Quindi tu senti in questo album un basso, una batteria, due chitarre che sono sempre lì a non fare gli accordi ma a fare delle parti melodiche belle, ma a rompere i coglioni al cantante che sta cantando, quindi a distrarre rispetto alla melodia, però ci piace così, quindi non abbiamo mai rinunciato a questa cosa che è, non sarebbe corretta da un punto di vista dell'arrangiamento. E quindi a perseguire il nostro gusto, dire a noi piace questa idea di musica, siamo consapevolissimi che il mondo va in tutt'altra direzione, ma non, però questo è quello che facciamo, noi quello che ci piace fare, abbiamo la libertà di fare quello che ci piace fare, lo facciamo, poi quello che succederà lo vedremo sempre. Insomma. Hai colto un punto molto preciso. Una canzone senza tempo parla della storia appunto di due che hanno vissuto qualcosa di molto importante, ma che hanno bisogno anche di certezza rispetto alla loro storia. E come poter contare sul fatto che la loro storia duri per sempre, sia senza tempo, sia eterna. Il posto perfetto è Roma, la città eterna, in cui comunque la storia che è attorno, in qualche modo, ti fa pensare che sia una città senza tempo, e ancora di più durante la canzone, mentre il tassista, sono sul taxi, il tassista maledice le buche, si vedono un paio di autobus che va a fuoco, perché Roma è bellissima, ma è conciata, lo sappiamo, ancora di più manca solo che ci sia in sottofondo della radio un evergreen, quindi una canzone senza tempo a farla proprio da corollare tutto quanto. Sì, c'è anche il bisogno di sentirsi rassicurati l'uno con l'altro, anche pensando che le cose possano non cambiare. In realtà sappiamo che è possibile. Ti spiego il mio modo di procedere. Paolino, è ora, vieni. Paolino è il nostro re. E in studio, faccio ascoltare più volte l'album, gli racconto le intenzioni che ci sono nelle canzoni e il quadro insieme. Quello che dico, vai. Ah, prima di andare vi dico, noi abbiamo sempre, è chiara l'indicazione che gli do, la copertina di un album è o un singolo solo su sfondo pulito, oppure tanto. Io ho detto, dedicato a noi, tanto, vai. Lui si è presentato con questo, che secondo me è bellissimo, la confezione dell'album è veramente bellissima, devo dire. E quindi ti darò la mia interpretazione della sua interpretazione. Lui ha deciso che al centro di Dedicato a Noi
c'è un cuore. Cioè, al centro di questo album c'è un cuore. E lui ha deciso di rappresentarlo con un cuore che è quello che vediamo nelle tavole anatomiche, dissezionato, in modo che vediamo che cosa c'è lui in una fotografia almeno di questo cuore. E per me i due elementi sono quel ragazzo che sta facendo la verticale in mare, esprime una grande vitalità. C'è grande vitalità, secondo me, con il lavoro. Il nonnetto, attenzione, va un nonnetto anche di spalle della copertina di Sfuggio da un palco. Non so se l'ho fatto apposta oppure no. Anche lui aveva un cappello giallo. Il nonnetto contempla le montagne e l'orizzonte di San Nicola. E questo album nasce dalla mia contemplazione di quello che vedevo attorno a me e quindi del mio bisogno di affidarmi a un nuovo. Questo è quello che ho letto, però è l'interpretazione dell'interpretazione attorno, giustamente, il caos.